Ragazzi, allora eccoci qua per un nuovo video. In questo video vi mostrerò che cosa bisogna indossare per fare una partita di soft air. Io personalmente faccio il cecchino, quindi ho una mimetica abbastanza particolare, però insomma dovrebbe essere standard per tutti. Allora, io ho un giubbotto in colorazione Woodland, impermeabile, col cappuccio e dentro un'imbottitura molto molto calda. Dietro non c'è niente, alcune tasche qua ai lati. Insomma, è molto, è veramente fatto molto bene, molto buono. Questo l'ho acquistato da Decathlon ad un prezzo veramente veramente basso. Poi qui si trova una tasca grande per mettere la selvaggina, perché questo qua è un giubbotto da caccia, non è fatto per il soft air, però insomma sono tutti dettagli. Va benissimo, non bisogna farsi avere la mimetica da soft air, eccetera. Questi sono i pantaloni, sempre Woodland, elasticizzati, sempre con tasche a velcro, con le zip, e soprattutto le tasche normali. Dietro, ecco, troviamo questa tasca sulla coscia, che potrebbe essere una fondina molto efficiente. Ok, pantaloni, poi un passamontagna mimetico. Questo qui l'ho comprato da un sito. Non tiene molto caldo, però è bello, mi piaceva, quindi l'ho preso. E un paio di guanti. Un paio di guanti. Questi guanti sono sempre da caccia, tengono molto caldo e ve lo faccio vedere indossato. Presentano una regolazione a velcro. Qui sul palmo abbiamo delle piccole sfere di gomma per non far scivolare il fucile. E qui sul dito indice si trova un buco, dove è possibile estrarre la parte fine della falange del dito per avere così un maggiore controllo del grilletto. Inoltre qui è presente un attacco a velcro, dove poter attaccare appunto la parte finale del dito. Ed ecco qua, sono molto 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 efficienti. Ovviamente ho anche l'altro guanto, però farvene vedere soltanto uno. E questa regolazione è presente sia in tutti e due i guanti, quindi ambidestro. Infine veniamo alle scarpe. Allora, le scarpe sono degli anfibi. Sono degli anfibi con le suole di gomma molto alti, e questi sono sempre imbottiti perché io gioco in Francia, qua fa freddo. Imbottiti. E niente, un paio di anfibi seri, non quegli anfibi che si trovano tipo a 25 euro che non valgono niente. Boh, insomma, questo è quello che uso per giocare a soft air. Spero che questo video vi sia piaciuto. Votate, condividete, ovviamente commentate e iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!